Certo, ma che senso ha fare una manifestazione in Italia, creare dei disagi ai cittadini italiani se il tuo problema sta a Bruxelles? È evidente che qualcuno sta cercando di utilizzare e strumentalizzare gli agricoltori. Io non so come voi la pensiate, però siccome ero stato insultato a suo tempo, non ho problema se qualcuno lo vorrà fare nuovamente, ma io il mio punto di vista non lo cambio. Dietro a questi movimenti ci sono anche tanti novax che stanno cercando di avere una nuova visibilità. Sono convinto. Buongiorno a tutti, sono Mario Lopresti, allevatore di razze antiche siciliane. Oggi insieme a Sicula, gallinella coronata siciliana, vogliamo dare una risposta al presidente della Coldiretti Prandini, che in una dichiarazione fatta a una platea ha sostenuto che le proteste degli agricoltori che stanno dilagando in questi giorni anche in Italia non sono giustificate, perché in Italia l'agricoltura sta bene, ha ottenuto un sacco di finanziamenti. Allora Prandini, io ti do del tu perché non trovo una motivazione valida per darti del lei. Dall'alto dei tuoi 350.000 euro l'anno non credo tu possa darci delle lezioni. Con i conti correnti che vi traboccano di denaro, ovviamente non avete idea della realtà agricola italiana e non solo, di ogni attività produttiva. Noi siamo al collasso e non accettiamo lezioni di vita da te, come dalla platea che ti ascoltava, dove non c'è nessuno che ha la faccia bruciata dal sole come la mia o come i miei colleghi che in questi giorni si stanno impegnando per far sì che le proteste dilaghino, e sono destinate a dilagare, non avete via. Quindi con queste mani callose ti voglio dire che a breve i miei colleghi tesserati Coldiretti abbandoneranno questa associazione, perché se tu dici che noi dovremmo andare a Bruxelles a protestare, in realtà dovreste essere voi che ci avreste dovuto difendere da Bruxelles, perché noi vi paghiamo per questo. A parte questo, sostieni che i nostri movimenti hanno dietro partiti politici, e no, caro mio, in realtà sono i partiti politici, sono i personaggi politici che stanno provando a infilarsi, perché sanno che lì dentro c'è noi non siamo delle persone, siamo soltanto pacchetti di voti. Quindi mi riferisco anche a tutti i miei colleghi che in tutta Italia stanno facendo nascere movimenti spontanei dal basso, di non permettere a questi politici di strumentalizzarci. Noi siamo, anzi, siamo felici se dei politici, degli assessori, dei consiglieri e chiunque abbia qualunque ruolo voglia mettersi al nostro fianco, ma state al vostro posto, i microfoni non vi appartengono più, non permettiamogli di salire sui nostri palchi creati su dei carrelli di trattori o improvvisati, perché noi non abbiamo finanziamento alcuno, quindi anche che qualcosa puzza perché qualcuno inizia a volersi intrufolare, noi non glielo permetteremo, perché questa cosa sta nascendo da noi, dal basso e con semplicità. Quindi invito tutti a far valere la nostra potenza, perché questa cosa viene dal basso e dal basso continuerà a dilagare. Quindi caro Prandini, io pretendo delle scuse come tesserato Coldiretti, ma a breve mi cancellerò perché non mi rappresentate, quindi godetevi i vostri soldi che ci avete rubato onestamente, e ci vediamo nelle piazze, perché gli agricoltori continueranno a scendere nelle piazze, questa cosa non si fermerà e a oltranza andremo avanti finché non otterremo delle risposte ad ogni livello del potere. Grazie a tutti, ciao, e condividete questo video perché voglio che arrivi direttamente al presidente della Coldiretti.